Ahimè, raga, nelle prossime 24 ore dovrò stare il più possibile in questa maledetta posizione, il plank. Nello scorso 24 ore solo, infatti, vi ho chiesto di arrivare a 500 like per un nuovo episodio e li abbiamo leggermente superati. Nei commenti poi eravate tutti d'accordo, era il turno del plank. Quindi raga, prima serie andata, siamo esattamente a 33 secondi tra qua il computer come timer, oltre al classico foglio su cui segno tutto. Adesso sono le 3 del pomeriggio, per cui al solito avrò esattamente fino a domani alle 3 per chiudere questa sfida e sarà terribile. Io il plank lo odio e vabbè, iniziamo. Ma chi me lo fa fare? Ma perché lo fa ste stronzate? Raga, non ne posso già più, è noiosissimo. Saranno 24 ore davvero terribili, raga. Raga, primi 10 minuti andati, sinceramente pensavo di far sessioni da 10 minuti, invece adesso ne ho ancora per cui vado avanti e vediamo come va. Sono ottimista, sono fradicio, ma sono ottimista, adesso lo riprendo. Primi 18 minuti andati, adesso faccio un po' di pausa. E poi dopo riprendiamo. Prima mezz'ora andata, raga. E non pensavo di partire così forte, sinceramente. Adesso però mi prendo una pausa lunga perché inizia a essere tanto pesante, tanto tanto. A tra poco. Anche questa volta mi ero fatto una sorta di piano e consisteva nel fare 4 sessioni prima di andare a letto, 2 la mattina seguente e una dopo di pranzo, ipotizzando poi una media di almeno 10 minuti in posizione per ogni singola sessione. Sarei riuscito ad arrivare a quello che inizialmente era il mio obiettivo: superare l'ora di plank. Raga, prima ora di plank andata, non avrei mai scommesso che l'avrei chiusa nei primi, cioè entro sera, perché ho ancora 3 sessioni, immagino domani mattina. Però dai, adesso mi riposo, basta per oggi, e non ci resta quindi che aggiornarci domani. In tutto questo non vi ho ancora detto di chi è attualmente il record del mondo in posizione, e non come ho fatto io in 24 ore, ma di fila. Il record adesso è di un ex marine americano, George Hood, che è stato in posizione per 8 ore, 15 minuti e 15 secondi di fila. Il mio record personale penso sia 2 minuti e non riesco neanche a immaginare cosa voglia dire star così tanto tempo. Però vabbè, torniamo a noi. Ho iniziato 5 minuti fa la terz'ultima sessione e visto che ieri siamo arrivati all'ora, che è tanta roba, oggi vorrei provare, visto che mancano 3 appunto allenamenti, ad arrivare all'ora e 3 quarti e no. Da essere girando le spalle di caso, quello è quello. Dai, parto e vediamo dove arriviamo.
1.25, raga, inizio a avere il gomito sbucciato. A dopo. Raga, per un nuovo 24 ore solo proviamo ad arrivare a 800 like. E al solito scrivetemi nei commenti cosa volete che faccia, perché il commento con più like sarà quello che mi toccherà fare. Detto questo, vi lascio a me che soffro e noi ci aggiorniamo a fine video. Follia, raga, siamo un'ora e tre quarti e manca ancora l'ultima sessione, per cui dichiaro ufficialmente che l'obiettivo diventano le 2 ore. Sarebbe tanta roba. Mamma mia. Ci aggiorniamo dopo pranzo. Sono le 2 passate da poco, abbiamo l'ultima sessione di questo 24 ore solo e come tutte le ultime sessioni di 24 ore solo, questa sarà quella in cui vediamo ufficialmente fin dove si riesce ad arrivare. Partiamo! Mamma mia! Raga, sono quasi le 3, 2.57, abbiamo raggiunto le 2 ore, che è tantissima roba. Adesso faccio l'ultima serie e sto il più possibile, vediamo fin dove arriviamo. È andata. Di più, raga. Ci aggiorniamo domani. Eccoci ragazzi, al giorno dopo e per la prima volta in un 24 ore solo sono molto contento di dire che non c'è nulla che mi faccia particolarmente male. Mi sarei aspettato un male assurdo agli addominali, ma in realtà niente di particolare, solo un po' alle spalle, per cui di questo sono molto contento. Ma rimane il fatto che non è una cosa consigliabile da fare, io l'ho fatta per vedere fin dove arrivavo, ma ecco, non imitatemi. Arrivando alle statistiche, comunque, per quanto riguarda il tempo che ho passato a fare plank, il tempo chiaramente in plank l'avete visto, poco più di 2 ore, ma il tempo che sono stato a fare plank, cioè con le pause, comunque in cui stavo lì, è stato di 6 ore e 15 secondi, che vuol dire che un secondo ogni 4, ero sul materassino a provare a fare i plank, un secondo ogni 12 ero in posizione, 2 ore su 24 ore della giornata, per cui numeri che, non so, visti così fanno un certo effetto che altrimenti non farebbero. Per quanto riguarda quelle calorie, ho bruciato facendo queste 2 ore di plank 1400 calorie, che sono tante se si pensa che è solo stare in quella posizione, però effettivamente è stato tanto faticoso, penso di non aver mai sudato così tanto in una giornata. Da quel punto di vista è stato davvero tanto impegnativo. Detto questo, comunque, noi abbiamo finito per un prossimo 24 ore solo, abbiamo detto proviamo ad arrivare a 800 like e mi raccomando scrivete assolutamente nei commenti cosa volete che faccia, perché il commento, l'ho già detto, con più like sarà quello che mi toccherà fare. Noi ci vediamo in un prossimo video che, se tutto va come deve, sarà un video trasformazione di Antonio, ve lo dico, per cui preparatevi e basta. Sono stracarico, raga, ci aggiorniamo la settimana prossima, dai!